Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Adex come sempre. Oggi ragazzi mi trovo qua dove c'è la mia Vespina perché stiamo facendo la preparazione per iscriverla alla FMI, alla Federazione Motociclistica Italiana. Allora, come vi ho già detto nel video precedente, lei deve essere originale in tutto, quindi ad esempio questo adesivo qua che purtroppo lo devo togliere, che è del mio Vespa Club, lo devo togliere perché sennò nelle foto ci sarà poi un esaminatore che me lo potrà andare a contestare, quindi non mi fa passare la Vespa. Devo togliere almeno uno specchietto e devo togliere anche il tappetino perché sono tutti considerati optional, ok? Anche se sono marchiati, Piaggio, quello che volete, tutte le cose che sono optional, anche tipo portapacchi, vabbè questa non ce l'ha, ma se voi dovete avere, se voi avete i portapacchi li dovete togliere perché non sono originali della vostra Vespa, ok? Quindi adesso ragazzi mi sono munito di phon, proverò ad andare a scaldare piano piano l'adesivo e l'andrò a togliere e poi a susseguirsi lo specchietto. Noi ragazzi ci vediamo fra poco. Allora raga, abbiamo tolto lo stemmino, abbiamo tolto lo specchietto, abbiamo tolto anche il tappetino. Adesso bisogna fare le foto alla Vespa. Bisogna fare una foto lato sinistro, lato destro, una foto del numero del telaio e anche una foto del numero del telaio a distanza da un metro, perché loro devono vedere in che punto è questo numero del telaio e il numero anche del motore. Quella l'abbiamo già fatta, ci siamo già tolti un pensiero, l'abbiamo fatta qui al momento. Adesso le foto bisogna farle, si consiglia di usare uno sfondo neutro, che sia bianco, che sia grigio, l'importante è che sia uniforme, che non abbia altri sfondi dietro, perché sennò l'esaminatore vi contatta dicendovi che non va bene la foto. Non ci deve essere nulla, ci deve essere la Vespa, la moto, quello che è, con uno sfondo, con un muro bianco o grigio. Adesso io vado praticamente nel garage di mio padre, che c'è una serranda bella grande, e spero che vada bene quella. E boh, quindi ragazzi ci vediamo poi dopo all'altro garage. Allora ragazzi, siamo arrivati al garage di mio padre. Ho trovato per fortuna questa parete, come vedete, uniforme, che è anche un muro bello nuovo. La Vespa è già messa in posizione lato sinistro. Facciamo tutte le foto e ci vediamo poi alla fine del video. Intanto voi ragazzi iscrivetevi al canale, lasciate un commento, ok, se vi è piaciuto questo video. Ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi, abbiamo terminato di fare le foto, spero di aver fatto tutto come si deve per bene, perché gli esaminatori, da quello che ho visto su YouTube, sono abbastanza fiscali. La Vespa o la moto, quello che è, deve essere perfettamente originale. Ho dovuto rifare una foto che mi sono dimenticato, c'erano le chiavi attaccate con il portachiavi, un portachiavi mio di spugna, delle balle. Ho dovuto rifarla perché sapevo già che poteva avere dei problemi. Comunque l'ho rifatta, quindi ragazzi ricordatevi, se dovete fare anche voi questa procedura, usate sempre un muro bianco, uno sfondo grigio, qualcosa, ma che sia neutro, che non ci siano alberi, che non ci siano persone, deve essere bello liscio, ok? Che non ci sia nulla intorno, la Vespa e il muro, boh, o mettete un telo bianco, fate una roba del genere, boh. E
Niente, adesso l'unica cosa che mi manca, che devo ancora fare, la foto di un mio documento personale e anche del libretto. Loro devono ovviamente avere tutto. Poi, sto ancora aspettando la tessera FMI, che praticamente ho già pagato. È una tessera con un numero seriale che voi andate a inserire, nel sito FMI, che vi permette poi di registrarvi tutto quanto e mettere anche le foto che avete scattato, e si vedrà poi la procedura piano piano se va a buon fine. Se poi se c'è qualche problema, un esaminatore vi contatta per dirvi: guarda, questo non va bene, devi fare così. Io spero che vada tutto bene, perché ho cercato di seguire tutto alla lettera, e boh, speriamo. Quindi io, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, iscrivetevi al canale qua sotto, lasciate un commento, un like, e noi ci vediamo al prossimo video. Chissà, può darsi anche che sarà finalmente un raduno Vespe, quando la mia Vespetta sarà tutta messa in regola. Ok? Al prossimo video. Ciao belli. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, condividi e lascia un bel like.